La misericordia di Dio è un annuncio al mondo e di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona. Una misericordia che trasforma il cuore dell'uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia. Sono questi due dei punti cardine del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima di quest'anno, dal titolo «Misericordia io voglio e non sacrifici», presentato nella sala stampa della Santa Sede dal Pontificio Consiglio Cor Unum. Il Pontefice sottolinea che è attraverso le opere di misericordia che la fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati. Il segretario del Pontificio Consiglio Cor Unum, Monsignor D'Altoso. Le opere di misericordia sono state sempre molto presenti nella storia della Chiesa. Io, per esempio, amo ricordare che le misericordie di Firenze sono nate esattamente nel solco delle opere di misericordia. Forse negli ultimi decenni si sono un po' trascurate, ma io sono grato a Papa Francesco perché riscoprendo o risottolineando questo discorso delle opere di misericordia, chiamandole per nome, enunciandole, ci ha aiutato a vedere che le opere di misericordia sono una caratteristica della vita quotidiana e che cioè anche il cristianesimo si declina concretamente attraverso quello che possiamo fare ogni giorno. Un percorso, quello indicato da Papa Francesco attraverso il messaggio quaresimale, che segue la linea delle indicazioni per il Giubileo della Misericordia. Il Cardinale Montenegro, Arcivescovo di Agrigento. Il Papa ci ha dato già le indicazioni, le opere di misericordia, no? Dice, se tu vuoi vivere in questo contesto giubilare e vuoi anche esprimere la tua fede in un modo concreto, sereno e anche bello, ecco, renditi conto dei poveri che ci sono vicino. Ogni povero ha un'esigenza, perché ogni povero è un uomo, è una storia. Ecco, dagli quello che tu puoi dare, daglielo però col cuore, perché credo che la misericordia mette in ballo più che le nostre borse, i nostri cuori. Opere di misericordia sì, allora, ma sempre fatte con amore e fantasia. Credo che già le risposte ci sono in giro. Ci sono i centri d'accoglienza, ci sono le mense dei poveri, ci sono gli empori che stanno venendo fuori e tanti altri piccoli servizi. Il bello è questo, che non ci accontentiamo soltanto di do un pezzo di pane. Cerco di migliorare il mio servizio, perché nell'amore la parola basta uccide l'amore. Nell'amore bisogna sempre dare qualcosa in più. Un amore senza fantasia è un amore morto. E il Papa ci chiede di mettere in ballo la fantasia. Le opere di misericordia assumono inoltre un significato speciale di rigenerazione attraverso l'accoglienza dei meno fortunati, come in particolare in questa fase storica possono esserlo migranti e rifugiati. Ancora Monsignor D'Altoso. Credo che la riflessione sulle opere di misericordia ci può aiutare anche a considerare i migranti non semplicemente come persone che hanno bisogno di essere sfamate, non solo come persone che hanno bisogno di ricevere un tetto, questa chiaramente è la prima opera che possiamo fare per loro, ma anche come persone che meritano di essere aiutate anche nel loro spirito.